Io sono molto contento che questa sera si possa stare insieme, ecco, nel nome del ricordo di personaggi così illustri, punti di riferimento per noi e per la nostra crescita come cittadini e per la società. Voglio ringraziare la signora Giuseppina Tesauro, come anche tutti gli organizzatori dell'evento. È un piacere per me accogliere momenti del genere e mi auguro che possiamo veramente approfittare di occasioni così belle per crescere tutti come comunità e volgere il nostro sguardo su persone che ispirano veramente la nostra crescita umana e anche spirituale. Grazie ancora di tutto. Questa manifestazione, ecco, la voglio dedicare a tutti i bambini del mondo a cui mancano i diritti fondamentali, a tutte le persone a cui versano in cattive condizioni. Questo è il mio applauso principale. Oggi commemoriamo, attraverso il giusto connubio fra legalità e cultura, due eroi. Certo, parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non è facile, non è per niente facile, a volte si può anche scadere nella retorica, però stiamo parlando di due personaggi che hanno fatto la storia, non solo della Sicilia ma del mondo intero. La cultura aiuta a far crescere una società migliore sicuramente. Io dico sempre, come tra l'altro diceva una persona molto più importante di me, Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Io credo che la bellezza, con lo giusto legame alla legalità, quindi allo sviluppo del territorio in maniera legale, aiuterà Villa Abate a crescere e a renderla sicuramente migliore. Devo dire che stiamo facendo degli interventi atti a migliorare e ad abbellire Villa Abate, e i milioni di euro di finanziamenti che hanno avuto per piazze, strade e monumenti ne sono la prova. Sicuramente abbellendo Villa Abate sarà difficile, più difficile per gli incivili, che purtroppo molti che la abitano, sporcare e non rispettare il territorio. Anche questa è legalità. La legalità non è solo combattere la mafia, che è sicuramente la battaglia primaria, la madre di tutte le battaglie, ma è anche rispettare il territorio. Ognuno di noi non deve essere forse eroe, ma semplicemente conferire in maniera corretta il rifiuto è anche un rispetto del territorio e anche un rispetto verso il prossimo, verso il cittadino, verso la comunità. Quindi un comportamento legale e di legalità sul nostro territorio.